No, guarda, per me è stata un'esultanza strozzata perché avevamo compiuto veramente un miracolo. Avevamo tirato in piedi una partita che si era messa veramente male con l'espulsione di Bettella. E appunto è rimasta l'esultanza in gola perché perdere così agli ultimi 20 secondi, perché mancavano 15 secondi, fa veramente male. Ciao, sono Luigi Di Marzio del Centro. Ti volevo chiedere, mi puoi raccontare l'attimo, il secondo prima del gol? Che insomma, dalla TV si è visto insomma, che hai preso la mira, poi hai fatto partire, hai sganciato quella mina clamorosa. Ecco, mi puoi raccontare quei momenti, quei frangenti prima del tiro, per favore? Che cosa hai pensato in quel momento guardando il portiere? Ma guarda, ti dico, mi è arrivata palla verso il limite dell'area. Volevo allargarla per servire poi per servire il compagno per andare al cross. Però visto che mi era venuto addosso il difensore che aveva bloccato una finta, quindi ho visto lo spazio che c'era per il tiro e senza neanche guardare la porta, perché in realtà non ho neanche guardato la porta, non ho guardato il portiere, ho tirato appunto perché volevo e speravo finisse lì. E sono contento che sia servito per, tra virgolette, questo gol, perché appunto è stato un bel gol, ma non è servito più di tanto, dai. Ecco, prima, poco fa, le Ciao. Grottaglie. Ah, scusi, Massimo, ti lascio la parola. Vai, Sì, no, giusto solo perché siamo in vai, vai. diretta con gli amici, ma una domanda Preoccupare. velocissima. Ti abbiamo visto entrare prima da esterno, poi diciamo sei stato spostato un po' di più nel vivo dell'azione, della manovra. Io credo che sia quello il ruolo più congeniale alle tue caratteristiche, la posizione di campo più congeniale. Era entrato all'inizio nel 4-1-1 appunto come esterno tutta fascia. Poi il mister ha deciso di mettersi 4-3-2 e ha agito da mezzala. Diciamo che è un ruolo in cui mi trovo molto bene appunto perché come citavi tu è un ruolo in cui sei sempre nel vivo del gioco. E poi verso la fine ha messo a due io e Melegoni davanti alla difesa, diciamo più in copertura per gli ultimi minuti. Ciao Luca, Enrico Giancarli, ti volevo chiedere un po' per temperare, quello è il tuo gol, lo hai nel DNA, un gol che ti aveva reso famoso un anno fa in giro con il torneo con la Juventus, il ministro di incrocio. Al di là che purtroppo non è riuscito, può dare la svolta per sbloccarti anche un po' ed avere, diciamo, fiducia. No, guarda, come ho detto prima, a livello personale sono contento perché è un gol che comunque, appunto come hai detto te, mi sblocca, dai, perché lo cercavo tantissimo questo gol a Pescara fin da gennaio, fin da quando ho potuto iniziare a giocare qui in questa squadra. È un gol che appunto ho cercato, al di là che sia stato, come dicevi te, un gol a giro che molto spesso provo e riprovo sia in allenamento che in partita. Però è sicuramente un gol che mi dà fiducia, è un gol che come ti ho detto cercavo e spero di poter dare veramente una grande mano a tutta la squadra per questo finale. Posto? Vai Luca. Grazie, arrivederci. Grazie a te, grazie.